arriva dall'Argentina il colpo da 90 per la società Amaranto, che ha messo sotto contratto la guardia tiratrice Santiago Rodriguez. Classe 1994, proviene dalla Serie A2 Argentina, dove nelle ultime due stagioni hai vestito i colori del Centro Espanyol. Questa mattina la presentazione ufficiale del nuovo arrivato in maglia a Mesbà al Palasport Extra, Mario D'Agata. La sua arma principale è il tiro, ma assieme a quella assolutamente punta tantissimo sulla difesa, perché è importantissima, e perché questo gli dà modo di tenere unita la squadra, che è la cosa fondamentale per lui, tenere unita la squadra per raggiungere i risultati. Perché hai deciso di venire qua ad Arezzo? Avendo lui anche il passaporto italiano, aveva appunto voglia di fare questa esperienza in Italia, per quello ha mandato dei video, diciamo, in giro per farsi vedere, e come ha detto il Presidente prima, tramite quei video è qui e ha detto che è venuto in questa città, che lo trova molto bella, molto accogliente, diciamo, si trova molto bene con le persone, con le cose, e diciamo, specialmente con questa squadra che, diciamo, ha molte, diciamo, mire ambiziose, e lui, diciamo, avrà piacere di contribuire a questo cammino. Sumando esperienza per poter triunfare. La presentazione dell'ultimo arrivo in maglia Amaranto è stata anche l'occasione per fare il punto della situazione sulla prossima stagione con il presidente Mauro Castelli. Partiamo dai nostri quattro ragazzi, che sono Cutini, Castelli, Provenzal e Giommetti, che rappresentano il punto focale, diciamo, della nostra società. Quattro ragazzi bravissimi che hanno immediatamente incorporato i nuovi acquisti. Il primo a arrivare è stato Santiago. Santiago è un ragazzo, l'avete visto da voi, sorridente, solare, molto bravo dal punto di vista dell'attacco e anche della difesa. Gli altri due arrivi sono Tenev, che è stato il primo che abbiamo preso, è un ragazzo lungo 2,02 m, che giocherà sia come pivot ma anche come 4, perché è uno che tira anche bene da fuori. E l'ultimo è stato il playmaker De Bartolo, che è un ragazzo di Altamura che ha giocato in C-Gold, in Serie B, in A2, insomma, con tanta esperienza. Anche lui è molto voglioso, molto, molto simpatico. È un campionato che noi non conosciamo, quindi dobbiamo entrare in punta dei piedi e avere rispetto di tutti gli altri. Quindi lo facciamo con molta umiltà, conosciamo questo ambiente, però non mi piace fare una categoria per sopravvivere. Avevamo i mezzi, avevamo le possibilità per poter fare un campionato dignitoso, era giusto che noi, rappresentando una città grande come Arezzo, lo facessimo nel migliore dei modi.